Parliamo di No Muos con Alessandra Naselli, che è il consigliere, o meglio dire la consigliera di Scordia Bene Comune, che ha già all'attivo in poche settimane tre interventi, diciamo, importanti, uno sull'acqua che è stato presentato. Uno che riguarda la solidarietà al ragazzo paternese che è stato vittima di attacchi tipicamente mafiosi, e quest'altro intervento, quest'altra richiesta in urgenza sul Consiglio Comunale aperto per trattare del problema del No Muos. Ricordiamo che Scordia ha già aderito al No Muos con un Consiglio Comunale che si è espresso inequivocabile su richiesta di tre consiglieri della destra del gruppo Musumeci, lo ricordiamo, è una, diciamo così, richiesta che fu anche accettata e soprattutto in maniera fatta propria dall'amministrazione uscente guidata da Angelo Agnello. Voi avete chiesto diciamo, questo consiglio comunale aperto. Ecco, quali sono i motivi che vi hanno spinto a ciò? È stato proprio il silenzio dell'amministrazione comunale che, dopo una settimana dall'annuncio della revoca alla revoca appunto di Crocetta allo stop ai lavori della costruzione del MUOS, ancora appunto aspettavamo una dichiarazione ufficiale ed esplicita di, possiamo dire, appunto, di dichiarazione di opposizione a questa scelta, che non è arrivata. E quindi, soprattutto dopo gli sviluppi che ci sono stati nella zona, soprattutto la Sicilia orientale, partendo da Niscemi, che ovviamente hanno l'aula consiliare occupata, ma anche a Caltagirone, anche a Ragusa, e Palagonia, che è qui il comune qui vicino, che si è sempre espresso ad ogni nuovo sviluppo della vicenda, si è sempre espresso contrario. E da Scordia invece non è arrivato nulla, nulla ancora, e questo ci sembra dovuto per amministrazione, per un'amministrazione soprattutto di sinistra, che soprattutto un'amministrazione del PD, che ha sempre portato come cavallo di battaglia l'opposizione alla costruzione del MUOS, e questo improvviso passo indietro non ha suscitato alcuna reazione, e questo ci è sembrato strano e soprattutto ingiusto. E in fondo chiediamo soltanto che Scordia si pronunci, che l'amministrazione appunto prenda parola perché questo è l'amministrazione, prende appunto parola e rappresenta la voce dei cittadini di Scordia che si sono dichiarati più volte, anche grazie al comitato No Muos, che è partito appunto a Scordia dalla nostra iniziativa, e alle varie assemblee, insomma, abbiamo sempre avuto un forte riscontro da parte della cittadinanza. Quindi è chiaro che Scordia è contro il Muos, e questa amministrazione non può restare in silenzio, insomma. Ecco, allora, una richiesta di un consiglio comunale che segue, diciamo, dei canali assolutamente istituzionali, fatta in urgenza perché giorno 9 c'è la manifestazione nazionale, se vogliamo dirla così, dei No Muos a Niscemi dopo l'ultimo passo indietro di Crocetta. E quindi un consiglio comunale che dovrebbe essere convocato almeno per il 7. Sì, infatti noi abbiamo chiesto nella richiesta che abbiamo protocollato stamattina di convocarlo entro almeno il 7 per arrivare alla manifestazione nazionale con una posizione per Scordia chiara e appunto contraria a questa decisione e insomma per anche discutere con i cittadini, che capiamo che in questo momento, diciamo, abbiamo Scordia ha problemi, come anche ci ha fatto notare il sindaco, ha problemi davvero gravi. Ma questa è stata una decisione che, davvero, se andranno avanti i lavori, non potrà poi esserci altra revoca. È una cosa che condiziona il nostro futuro, il futuro delle prossime generazioni. E se teniamo davvero la nostra terra, dobbiamo batterci. E quindi, assieme ai cittadini, insomma, discutere di questa cosa e cercare di coinvolgere anche molti, quanto più cittadini, a venire anche alla manifestazione. Consigliere Naselli, l'ultima domanda. Avete già sentito il sindaco in modo informale su questa vicenda? Stamattina siamo stati ricevuti da lui e, diciamo, si è espresso molto, è sembrato molto disponibile comunque.
è logico che anche lui ha anche pubblicamente espresso la sua opposizione al MUOS. Se vogliamo ricordarlo, è anche scritto tempo fa al comitato No MUOS, quindi è chiaro. Insomma, è sembrato sì abbastanza disponibile, ha detto che avrebbe parlato col Presidente del Consiglio, quindi siamo fiduciosi, insomma. Bene, grazie.